Buongiorno, benvenuti. Ci troviamo qui insieme per la seconda giornata della settimana dell'amministrazione aperta. Io sono Sabina Bellotti, il punto di contatto nazionale per il governo aperto, per la partecipazione dell'Italia alla partnership mondiale e lavoro per il Dipartimento Funzione Pubblica, che è il facilitatore istituzionale a livello nazionale di questa partecipazione dell'Italia. Aspettiamo qualche minuto perché entrino tutti e poi daremo avvio ai lavori. Buon pomeriggio. Il nostro programma vedrà la partecipazione di diversi relatori e in particolare a moderare i lavori sarà Emma Miconi, rappresentante per Fondacca all'interno del nostro forum per il governo aperto. E sarà in qualche modo supportata tecnicamente dal ruolo di Beatrice Bernardini, che è la nostra esperta sulle tematiche dei diritti legati alle aperture e ai principi del governo aperto, nell'ambito della Task Force per il governo aperto, che riunisce gli esperti da me coordinati proprio per avere la capacità di entrare nel merito delle diverse politiche che compongono, diciamo, il ventaglio di azioni che il governo aperto richiede. Direi che possiamo cominciare. Appunto, la giornata vede diverse tematiche importanti legate ai diritti delle donne e dei giovani. Prima di entrare un po' più nel merito, diciamo, di questa tematica, sto condividendo, datemi la regia, mi dia. Ancora no, Sabina? Ok, allora devo tornare indietro. Avevi ragione. Dunque, Zoom. Volevo darvi qualche indicazione per quanto riguarda appunto il terreno su cui lavoriamo e quindi la partnership per il governo aperto e il motivo per cui ci troviamo oggi. Ora ci sono, vero? Perfetto. Perfetto. Allora voglio assolutamente, come dire, dirvi che oggi WIC è un'iniziativa mondiale per promuovere i principi del governo aperto e i principi del governo aperto nascono dalla creazione di una partnership di livello mondiale che è stata avviata nel 2011 da parte del governo americano e che progressivamente ha raggiunto, diciamo, la partecipazione appunto di un ampio numero di stati a livello mondiale. La differenza con l'OCSE, che anche è un'organizzazione che promuove le logiche di governo aperto con una specifica raccomandazione emanata nel 2017, la caratteristica dell'OGP è proprio quella di inglobare anche il sud del mondo, quindi non ci sono solo i paesi a economia sviluppata, ma ci sta anche l'Africa, ci sta anche l'America Latina, l'America Centrale e quindi è una partnership molto importante dal punto di vista anche e soprattutto della promozione dei diritti, perché potete capire che ovviamente ci sono dei requisiti di partecipazione per cui tutti i paesi devono garantire delle forme di rispetto democratico, di principi democratici e di trasparenza, però a diversi ovviamente livelli. L'OGWIC è un'iniziativa mondiale proprio per promuovere i principi e per far capire che si può fare governo aperto. Oggi, come vedete da questa slide, ci sono oltre 400 eventi in questa settimana dell'amministrazione aperta che hanno luogo e quest'idea della settimana dell'amministrazione aperta è stata presentata e richiesta proprio dalla società civile italiana. È stata una delle iniziative che abbiamo avviato noi nel 2017 e che poi la partnership a livello mondiale ha deciso di includere come iniziativa di partecipazione complessiva. Come vedete dalle informazioni contenute in questa slide, si parla di molti argomenti diversi quando si parla di governo aperto. Primo fra tutti la partecipazione pubblica, perché non esistono aperture senza meccanismi di inclusione degli stakeholder e soprattutto dei cittadini più o meno organizzati. Ma esiste tutto il tema della trasparenza, dell'anticorruzione, della digital governance, la trasformazione digitale inclusiva. Quindi queste iniziative di governo aperto sono partite dal momento in cui le tecnologie hanno consentito un'ampia diffusione di meccanismi di inclusione. E poi si parla anche di clima, di giustizia, di apertura fiscale, di protezione dei media e, come vedete al centro di questa slide, di gender e inclusione e di promozione dello spazio civico. Quindi una tematica molto importante che trattiamo
oggi nel corso di questo webinar. La visione dell'Italia in particolare rispetto al governo aperto è proprio quella di garantire che amministrazioni e enti pubblici a tutti i livelli di governo, quindi non soltanto a livello nazionale ma anche a livelli territoriali, avviino una collaborazione paritaria con la società civile, proprio perché le politiche pubbliche possano includere fin dal loro disegno iniziale il punto di vista degli stakeholder. Questa è la cifra distintiva ed è per questo che è molto importante quello di cui si parla oggi, cioè dei diritti delle donne e dei giovani ad essere parte attiva della definizione e dell'attuazione delle politiche pubbliche. Do quindi la parola ad Emma Miconi, che vi ho già presentato, che modererà i lavori e auguro a tutti una buona discussione. Prego Emma, a te la parola. Non ti sentiamo Emma, non hai attivato. Ora Ecco, mi sentite? ora sì, No. perfetto, Scusate, è un prego. classico, ci si esercita per mesi e poi naturalmente Non l'audio rimane funziona. disattivato. Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui, dirò solo due parole molto velocemente di introduzione perché il tempo che abbiamo a disposizione è poco, invece gli interventi sono veramente molti e tutti interessanti. In aggiunta a quello che ha detto Sabina Bellotti come Dipartimento Funzione Pubblica e prima di quello che dirà Beatrice Bernardini, che fa parte della Task Force di Open Government ed in particolare si occupa proprio dei temi di questo seminario, vorrei solo riprendere due questioni. È chiaro che quando parliamo di qualità dello spazio pubblico e anche di inclusione dei cittadini nei processi decisionali pubblici, il nostro sguardo non può che andare anche alle donne e ai giovani. È chiaro che l'Italia non si trova nella situazione, non so, dei paesi del sud, no? A cui faceva appena riferimento Sabina, siamo sicuramente più avanti. Ciò non toglie che però la guardia non solo non va mai abbassata, perché sappiamo bene che anche alcuni diritti acquisiti non sono per sempre, ma i diritti vanno poi comunque ampliati, possono essere ampliati, possono essere resi maggiormente effettivi, no? Anche quelli già conquistati. Allora, l'interesse della riflessione di stamattina, a mio avviso, risiede in particolare in due elementi. Il fatto che verranno presentate esperienze di valutazione di impatto. In una cultura in cui parlare di valutazione e ancora più di valutazione di impatto difficile come la nostra, noi siamo fermi agli output e ai monitoraggi quando va bene. Difficilmente ci occupiamo di risultati, di outcome e ancora di meno di capire che cosa ne è stato poi effettivamente nella vita dei nostri territori, delle nostre comunità, della vita anche dei semplici cittadini, no? Che cosa ne è stato, quali sono i risultati delle politiche pubbliche, degli interventi e dei progetti. Difficilmente se ne parla. Quindi il fatto che oggi vengano raccontate e spiegate alcune esperienze che riguardano precisamente i giovani e le donne, benché siano valutazioni preventive applicate sulla normativa, quindi stiamo parlando comunque di un pezzetto, diciamo, del tutto. In ogni caso, è un grande passo avanti. La seconda cosa, e vengo quindi a presentare gli ospiti, è che Funzione Pubblica e anche Beatrice Bernardini sono riuscite a mettere insieme un panel stamattina prevalentemente di donne, ma non solo, che è interessante non solo perché ciascuna di voi è portatrice di una competenza specifica e consolidata, ma anche perché apparteniamo a mondi diversi. E quindi qui abbiamo stamattina esperienze di pubblica amministrazione, di practitioner, di esperienze della società civile, di docenza e di ricerca universitaria, di associazionismo. Questo è anche un altro importante punto, caratterizzante anche il programma Open Government, che non senza qualche difficoltà naturalmente, si sforza di unire insieme competenze, punti di vista e attori diversi, in un contesto di cambiamento comune, consapevoli che se non riusciamo a lavorare tutti insieme, difficilmente, potremo ottenere risultati duraturi.
Detto questo, quindi vado a presentare rapidissimamente il primo intervento, che è quello di Beatrice Bernardini, avvocata, esperta, giurista dei temi di cui trattiamo oggi, che fa parte della Task Force di Open Government, che farà un primo intervento introduttivo e poi magari di volta in volta, step by step, presenterò anche le relatrici successive in modo che rimangano meglio in memoria a tutti. Quindi buon lavoro, cerchiamo di stare nei tempi perché appunto non ne abbiamo molto di tempo e vorremmo arrivare però fino in fondo lasciando anche qualche minuto per eventuali domande o approfondimenti che venissero dal numeroso pubblico perché vedo che i partecipanti iscritti ed effettivamente collegati sono tanti e questo ci fa piacere. La parola a Beatrice. Grazie Emma, buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, il mio compito è quello di introdurre questa riflessione congiunta fra esperti, rappresentanti della società civile e delle istituzioni sulle potenzialità e la valorizzazione dello strumento della valutazione di impatto giovanile, generazionale e femminile. Sulle donne, quindi sui giovani, di iniziative legislative, leggi, politiche pubbliche, programmi, piani strategici che riguardino gruppi tradizionalmente sottorappresentati, quali appunto le donne e i giovani nei processi decisionali, nei processi di decision making. L'idea è quella di sollecitare un confronto su esperienze applicative già in essere nelle valutazioni di impatto di genere e sulle prospettive di sviluppo delle valutazioni di impatto generazionale che pure si affacciano nel nostro sistema ordinamentale, come ascolteremo poi dagli illustri relatori e dalle relatrici che seguiranno. Il principio da cui siamo partiti è che occorre avviare una rifondazione, una nuova stagione nelle politiche di co-creazione, nella definizione delle politiche pubbliche. Sentiamo fortissimamente la necessità di aprire questi processi di creazione, di definizione delle politiche pubbliche, renderle più inclusive, ma anche renderle più efficaci in una visuale prospettica, in termini proprio di impatto sui giovani e sulle donne. E questo è uno dei principi in qualche modo ricollegabile ai valori fondanti OGP, l'iniziativa Open Government Partnership, illustrata nei suoi contenuti essenziali nell'intervento di apertura di Sabina Bellotti, principi che si imperniano su inclusione, trasparenza, accountability, partecipazione. E crediamo che tutti questi valori e questi principi trovino uno strumento utile di realizzazione anche nell'ambito della valutazione di impatto delle politiche e delle norme. A questo riguardo, possiamo dire, come vedremo appunto, che già esistono degli esempi applicativi di questo strumento, ma noi vogliamo valorizzare questo strumento in un'ottica proprio di piena soddisfazione dei principi di uguaglianza e di inclusione. In che termini? Partendo dal presupposto, dal contesto, diciamo, nel quale noi operiamo, nel quale siamo chiamati poi a ragionare in termini di creazione delle politiche pubbliche, va rammentato che ci troviamo ovviamente in un momento storico particolare per il nostro paese, che è quello di attuazione degli obiettivi, delle riforme, degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che come sapete sono tutti declinati nell'ottica della superamento di quelle diseguaglianze di genere, generazionale e territoriale che pure continuano a caratterizzare il contesto nazionale. Come la valutazione di impatto di genere generazionale può contribuire ad una migliore efficacia delle politiche pubbliche per gli uomini, per le donne, per i giovani, e per le nuove generazioni? Intanto, dando spazio, diciamo, e valorizzando le prescrizioni e gli istituti che sono attualmente previsti nel panorama ordinamentale nazionale. A questo riguardo, la valutazione di impatto di genere generazionale, come tutti gli strumenti di valutazione di impatto, possono essere collocate o agganciate utilmente ad alcuni strumenti che già esistono nel nostro panorama, che sono in particolare la
analisi d'impatto della regolazione e la valutazione d'impatto della regolazione. Strumenti questi già utilizzati per valutare preventivamente le leggi nel nostro sistema ordinamentale da diversi anni, ma che fino ad oggi hanno assunto e hanno mantenuto una dimensione squisitamente formale, tecnico-giuridico-formale. Attraverso invece la valorizzazione di valutazione d'impatto sui giovani e sulle donne, riteniamo che queste valutazioni già esistenti, questi strumenti di valutazione ex ante delle politiche e delle leggi, possano arricchirsi di una dimensione sostanziale, di una dimensione egualitaria, che vada oltre quindi la dimensione squisitamente giuridico-formale, di analisi quindi tecnica e formale delle leggi e delle norme, per arricchire questo percorso valutativo attraverso delle valutazioni egualitarie, sostanziali, inclusive, che tengano in considerazione già in sede di progettazione e di definizione delle politiche gli interessi, le prerogative, i bisogni e le necessità dei gruppi tradizionalmente meno rappresentati in questi percorsi decisionali. Quindi occorre lavorare in questa direzione e grazie a chi poi seguirà, insomma, nei vari interventi successivi, vedrete come l'Italia già vanti una serie di significative esperienze applicative sul campo di questo strumento della valutazione di impatto di genere e generazionale. Ritengo anche che sia importante forse partire anche da alcuni valori, alcuni principi che sono già declinati nel nostro sistema costituzionale, che costituiscono e continuano a rappresentare il nostro faro di riferimento. Mi riferisco ovviamente al principio di uguaglianza sostanziale e formale definito dall'articolo 3 della Costituzione, ma anche al principio di piena partecipazione delle persone, degli individui senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua, ma anche di provenienza o di condizione economica e sociale allo sviluppo economico, politico e sociale del nostro paese. In quest'ottica credo che sia importante anche guardare ad esperienze analoghe che diciamo già sono in atto in altri sistemi ordinamentali e che sembrano aver attirato l'attenzione anche del legislatore nazionale. Mi riferisco in particolare ad un recente disegno di legge delega, di cui poi parleremo più diffusamente anche in seguito, che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, che prevede l'inserimento fra gli strumenti di semplificazione normativa nella legge annuale di semplificazione della cosiddetta valutazione di impatto generazionale, un istituto nuovo, se volete, nel nostro contesto normativo, che ovviamente sarà poi sottoposto al vaglio e alla riflessione da parte nelle sedi parlamentari competenti, ma che veramente potrebbe aprire la strada a questo arricchimento di una dimensione sostanziale, egualitaria, democratica delle valutazioni di impatto regolativo attualmente in essere nel nostro sistema. Mi fermo qui perché lascerò poi spazio a chi seguirà e che potrà approfondire ulteriormente quelli che volevano essere soltanto degli spunti e degli elementi di contesto. Ringraziando ancora Emma, le restituisco la parola. Grazie. Grazie Beatrice per questa introduzione che ci dà un po' il quadro generale e ricorda anche l'importanza dell'uso non solo formale e tecnico di questi strumenti che abbiamo a disposizione. Mi sembra un'osservazione così importante da portare a casa. E il nostro incontro continua con un intervento importante perché ora parlerà Martina Rogato, che è co-chair del gruppo di impegno ufficiale del G7, del Women 7 sulle pari opportunità e che quindi ci porterà un punto di vista nazionale e internazionale allo stesso tempo. E quindi le do la parola molto volentieri con i soliti 10 minuti e eccoci. Martina, prego. Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. È un piacere essere collegata anche se virtualmente con voi tutte e tutti. Oggi rappresento il Women 7, che come anticipato dalle colleghe è il gruppo di impegno ufficiale del G7 sulle pari opportunità.
Condivido una brevissima presentazione giusto per seguire il filo del discorso e poi ho piacere a condividerla con tutti e tutte. Noi siamo, come dicevo, un gruppo ufficiale, del G7, siamo ufficialmente riconosciute ma indipendenti. Gli engagement group, aiutano, accompagnano la presidenza, del G7, che come tutti quanti sappiamo quest'anno è italiana, nel elaborare, delle proposte. Rappresentiamo la società civile con fondazioni, associazioni e organizzazioni non governative di 42 paesi impegnate appunto sulle pari opportunità a 360 gradi. Siamo arrivate quest'anno a identificare alcuni temi prioritari, fra cui quello anche del Gender and Intergenerational Impact Assessment, a seguito di un'ampia consultazione con la società civile italiana lo scorso novembre. Vedo inclusione donna, vedo tante facce amiche che hanno contribuito a elaborare queste proposte e concludere questa fase di ascolto delle associazioni italiane. E successivamente, dopo aver per 2 mesi e mezzo ascoltato le colleghe e i colleghi impegnati in Italia sulle pari opportunità a 360 gradi, abbiamo combinato, le loro rilevanze, i loro suggerimenti con le priorità, indicate dalla Premier Meloni per il vertice italiano del 2024. E quindi, ci siamo focalizzati su 5 macro aree relative alle pari opportunità: lavoro, giustizia economica e empowerment finanziario, giustizia climatica, la lotta alla violenza contro le donne e le bambine e infine, pace e sicurezza. Sono delle macro aree prioritarie in cui abbiamo elaborato delle documentazioni, delle raccomandazioni di policy che potete visionare anche sul nostro sito ufficiale che è women7.org, e poi abbiamo aperto il nostro communiqué di raccomandazioni con, praticamente delle suggestioni che abbiamo chiamato cross settoriali: l'importanza del gender budgeting, l'importanza ottenere, avere, garantire, ecco, le donne nelle posizioni apicali, donne e una prospettiva femminista sulle pari opportunità, in posizioni apicali, la lotta agli stereotipi di genere. E infine abbiamo deciso di definire, cross settoriale, quindi precedente, condizio sine qua non a qualsiasi progetto, iniziativa, norma, proposta di policy, l'impact assessment con un focus sull'intersezionalità, quindi le donne in tutte le loro diversità, e anche con un'attenzione particolare al tema, dei giovani e delle giovani, quindi in un'ottica e un approccio anche intergenerazionale. Vado veloce perché poi insomma potrete scoprire di più su cosa facciamo, sul nostro summit che ha visto un'ampia partecipazione istituzionale anche delle organizzazioni sia non governative che internazionali. Vado al lato, diciamo, tecnico su Gender Impact Assessment in un'ottica intersezionale. Come dicevamo, è all'interno delle nostre raccomandazioni come condizio sine qua non. Ed è, soprattutto una tipologia di approccio metodologico che è applicabile su progetti, su organizzazioni, a prescindere dalla natura pubblica o privata, e anche a sfide, come leggerete nei nostri documenti, importanti, quali quelle della crisi climatica e quali quelle della pace e sicurezza, dove le donne, ma anche i giovani, possono giocare un ruolo importantissimo da un punto di vista, diciamo, risolutivo. Ne approfitto, per segnalare che in realtà noi abbiamo come società civile internazionale degli strumenti importantissimi sull'impact assessment che ci arrivano dai principi guida ONU su imprese e diritti umani, che hanno anche più di 10 anni di vita. Sono stati creati dalle Nazioni Unite per investigare l'impatto che le aziende possono avere sui diritti umani, considerando la catena del valore globale, ma in realtà le
raccomandazioni e suggestioni che ha elaborato prima l'ONU con un gruppo apposta, un working group su imprese e diritti umani, ma anche l'OCSE numerosi anni per le organizzazioni in generale, a nostro parere può essere tranquillamente applicato perché è una buona pratica ben codificata anche per quanto concerne le politiche generali e le politiche pubbliche. Su cosa si basano questi principi guida delle Nazioni Unite e le raccomandazioni che il gruppo di esperti danno? Intanto il professor Surya Deva, che ha fatto parte per anni del working group, ha sempre stressato il legame imprescindibile che c'è fra diritti umani e diversity, perché da un lato la diversity dovrebbe essere la valorizzazione delle unicità di ognuno di noi all'interno di un'organizzazione, quindi non soltanto genere, ma anche ogni tipo di diversità, che può essere l'orientamento, l'identità, l'età, la nazionalità, e ha creato un documento che qui vi ho inserito perché magari può essere utile, perché provvede delle raccomandazioni su come effettuare un impact assessment che consideri anche le tematiche di genere intersezionali. Un impact assessment che ci ricorda che se da un lato la diversity è valorizzare l'unicità, dall'altra parte parliamo del principio di non discriminazione. Ed è per questo che in tutti gli impact assessment relativi al genere e alle tematiche intergenerazionali, forse bisognerebbe tornare dalla letteratura, dai tecnici che si occupano di sostenibilità sociale, quindi del tema imprese e diritti umani, per applicare e riadattare strumenti già esistenti, già applicati da più di 10 anni, e questo è il motivo per cui esordisco con i principi guida ONU su imprese e diritti umani. Lo dico io, ma in realtà non lo dico io, lo dice il professor Surya Deva, che è uno dei massimi esperti sull'innesto genere e diritti umani. Cosa sottolinea il professor Surya Deva e cosa sottolineano i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e impact assessment relativo al genere e alla generazione? Che nessun impact assessment può essere efficace se non passa dall'identificazione degli stakeholder chiave di un'organizzazione e tutti, a prescindere dalla natura di questa organizzazione, e quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è rendersi conto di chi sono i portatori di interesse, come impattiamo, come potremmo impattare su di loro con una nuova politica, con un nuovo progetto, e coinvolgerli dal momento zero nel disegno e nella identificazione e mappatura degli impatti. Lo stakeholder engagement dovrebbe essere, secondo i principi guida, applicato dal momento zero, dovrebbe essere proprio ripetuto in tutte le fasi dell'impact assessment. E sempre i principi guida poi ci dicono che oltre alla condizione sine qua non degli stakeholder per guidare l'impact assessment, ci ricordano anche l'importanza dell'inserimento di meccanismi di segnalazione e di reclamo, quelli che in inglese chiamano grievance mechanism, o grievance, scusate la pronuncia italiana. Quindi non basta identificare gli impatti di una politica, di un progetto, di una norma, coinvolgendo anche gli stakeholder in tutto il processo, ma è necessario mantenere dei meccanismi in cui gli stakeholder chiave, i portatori di interesse, possano continuare a segnalare eventuali impatti non considerati ex ante su cui loro sono, diciamo, colpiti, in bene e male, in positivo e negativo. I meccanismi di reclamo possono essere degli sportelli di dialogo e di ascolto, degli strumenti fisici oppure degli strumenti virtuali di cui oggi, insomma, le nostre organizzazioni sono piene. Linee, un po' quello che avviene già con il whistleblowing all'interno delle aziende e delle organizzazioni, però esteso ad altre tipologie di organizzazione, esteso anche ad altre tematiche, oltre alla corruzione, ai temi di genere e generazionale. Ricordo anche una cosa molto importante: di due diligence si parla dal 2011 con le Nazioni Unite, ne ha parlato l'OCSE, anche se si è focalizzato solo sulle imprese. Io ritengo che l'OCSE abbia messo a terra delle pratiche eccezionali su come sviluppare un impact assessment che possa essere replicato anche in ambito pubblico, in ambito normativo, relativo alle politiche pubbliche. E attenzione, mi soffermo inoltre sulla grande e importantissima novità e traguardo che ha raggiunto l'Unione Europea la scorsa settimana con la direttiva sulla dovuta diligenza in materia ambientale e sociale dedicata alle aziende, che però può essere qualcosa di utile perché seguiranno poi delle best practice, delle linee guida.
Una normativa che parla di dovuta diligenza. E che cos'è la dovuta diligenza se non identificare ex ante gli impatti che un'azienda produce lungo o un'organizzazione produce lungo la value chain e si identificano poi per essere gestiti e monitorati tramite anche meccanismi di reclamo. Ecco, quindi la direttiva è una grandissima opportunità, è dedicata all'azienda, ma perché non trarre ispirazione con buone pratiche, con la letteratura, con le linee guida che si produrranno, le esperienze che inevitabilmente si produrranno anche per l'impact assessment relativo ad altre tipologie di organizzazioni o politiche pubbliche. Attenzione, un ultimo appello e poi chiudo. Spesso questi strumenti della due diligence, dell'impact assessment sono orientati solo sui diritti umani. Noi ci occupiamo di genere, di intersezionalità, di impatto intergenerazionale, ma è fondamentale che ci sia sempre un nesso perché, come esordivo prima, la non discriminazione alla base di una buona politica di genere generazionale e di sempre di diritti umani, tutela dei diritti umani parliamo. Quindi il mio invito a non guardare sempre la sostenibilità sociale e le questioni di genere a compartimenti stagni e valorizzare ciò che abbiamo già a livello normativo europeo, dalle aziende a pioggia su altre organizzazioni e per altri obiettivi che sempre sono quelli però a livello generale di tutelare i diritti di tutti e tutte. Grazie. Grazie, grazie veramente Martina Rogato per lo sguardo, le informazioni, la quantità anche di stimoli alla riflessione comune che ci ha portato nel suo intervento. Penso che la community di Open Government si arricchisca, no? Anche di questi dati e sia anche contenta di essere luogo di diffusione di informazioni che rischiano francamente spesso di rimanere isolate, no? In ambiti strettamente specialistici, diciamo, è difficile che tutte queste notizie e anche questi spunti per riflettere sulla possibilità di applicare poi quadri normativi, ispirazioni anche regolamentari alla vita delle imprese, della pubblica amministrazione, delle nostre città, delle nostre comunità, appunto a volte rischiano invece di restare soltanto un apparato teorico, no? Quindi grazie molte per aver riportato anche alla realtà delle cose, queste informazioni e ci auguriamo che, durante questa settimana e poi successivamente nella vita, degli strumenti che Open Government ha messo in piedi e nel prossimo, programma nazionale si possano anche raccogliere alcuni di questi stimoli. Allora, continuiamo, il nostro dibattito adesso con due interventi che proseguono la riflessione sull'impatto di genere femminile. Abbiamo due interventi. Parlerà prima di tutto Sila Mochi, che rappresenta Inclusione Donna, una delle associazioni più, diciamo, impegnate sui temi femminili e del femminismo, e Giulia Tossici, che invece fa parte del Consiglio delle Pari Opportunità della Regione Lombardia e che quindi ci parlerà di una esperienza invece applicata in una realtà precisa, territoriale. Quindi la parola a Sila, soliti 10 minuti, buon intervento. Grazie Emma, grazie in particolare a Beatrice che mi ha voluto qui. Mi presento rapidamente, mi chiamo Sila Mochi, sono la cofondatrice della rete Inclusione Donna. Anch'io come Martina che partecipa a questa nostra grande rete come ambassador, utilizzerò qualche slide, ma solo per supportare la conversazione. Siamo una rete, appunto, un'alleanza, come dicevo, di associazioni, di associazioni di community che vivono e che lavorano per portare a casa gli obiettivi dell'empowerment femminile, in particolare l'aumento dell'occupazione della rappresentanza femminile, ma anche tante ambassador che hanno deciso, pur non appartenendo ad alcuna organizzazione, di, come dico io, metterci la faccia. Rappresentiamo oltre 58.000 donne italiane impegnate attive ad incrementare questi che sono per tutta la rete gli obiettivi da mettere a terra nella nostra, diciamo così, vigenza, il periodo di vigenza. Siamo nati il 3 dicembre del 2018, abbiamo deciso che questa è la data ufficiale perché è la data in cui ci siamo incontrati a casa di Giulia e abbiamo
redatto la prima bozzaccia di programma, la declinazione in qualche maniera di quelli che erano gli impegni delle associazioni dell'ambassador che allora avevano deciso di aderire intorno per portare a casa appunto, quindi intorno agli obiettivi di occupazione e di rappresentanza. Rappresentiamo tutte le donne di tutti i ceti, di tutta Italia, possono di tutti i ceti, di tutta Italia e di tutte le professioni, ma anche di tutti gli stati, no? Sociali e civili. Tra le associazioni c'è, cioè, per esempio Piano C, piuttosto che DFS, che aiutano le donne a trovare un lavoro. Quindi ci sono anche tante donne disoccupate all'interno della nostra grande rete. Ci impegniamo appunto ad assicurare che l'azione del governo e l'uso soprattutto, e qua verrò tra pochissimo al tema che a noi caldo in questo momento, che è proprio la valutazione impatto di genere, siano indirizzati con efficacia proprio per l'aumento dell'occupazione e della rappresentanza. Quindi siamo assolutamente nemiche degli enunciati e delle parole, siamo, diciamo così, la rete del fare. E non facciamo convegni, non siamo mai in piazza, preferiamo, lavorare nelle retrovie per fare in modo che le cose accadano. 75 sono in questo momento le associazioni e le community che hanno aderito, oltre 50 ambassador. La nostra è un'organizzazione che decidiamo noi, non esistono presidenti o vicepresidenti, non esistono tesorieri, non abbiamo uno statuto, non abbiamo pagato nessuno che ci aiuta ad organizzarci, ci organizziamo da soli. Gli unici euro che abbiamo speso sono stati 30 euro il primo anno per partecipare alla Res Forte Cour, e quindi abbiamo comprato fondamentalmente uno striscione di plastica dove c'è scritto sopra inclusione donna. Fine delle spese. Abbiamo un core team che si incontra ogni mese, formato da 6 persone che hanno deciso di mettere più tempo delle altre nell'organizzazione. Un advisory board che invece rappresenta le diverse categorie delle associazioni e dei mestieri, e quindi ha il compito di individuare quelle istanze prioritarie on top rispetto a quelle di cui vi parlerò fra un minuto, che invece riguardano categorie specifiche. Parlo della sanità, parlo dell'information technology, parlo di tutti i temi collegati alla formazione e alla comunicazione, parlo delle community aziendali. Abbiamo le donne di TIM, le donne di Banca d'Italia, di Consob, piuttosto che di Cassa Depositi e Prestiti. Il 17 di ottobre del 2019, un anno dopo, 10 mesi dopo, abbiamo presentato i due obiettivi e la loro declinazione in 10 istanze obiettivo a tutti i partiti e alla allora ministra delle pari opportunità, con una consegna formale attraverso un evento di kick-off dove ognuna di queste istanze era accompagnata da uno studio legale per metterle a terra, modificando le leggi e le normative in quel momento esistenti. Questa è la nostra big picture, i 75 loghi, e queste le 50 ambassador con la loro faccia, appunto, impegnate personalmente sul aiutarci e aiutare la rete a farsi conoscere. Su cosa agiamo? Voglio prima far vedere gli altri due di obiettivi che sono assolutamente importanti, ma diciamo così ordinari rispetto al primo di cui parlo fra un minuto. Abbiamo fatto appunto con la nostra azione di lobbying, abbiamo fatto in modo che venisse pubblicata la certificazione di genere per le imprese, redigendola quindi nelle retrovie con Uni e con Accredia, insieme alle associazioni che decisero, no, di lavorarci operativamente, prassi che fu poi accettata dalla ministra Bonetti, che si fece dare anche 10 milioni dall'Europa per portarla a casa.
Su questa certificazione di genere noi continuiamo a stimolare la sua applicazione, ne verifichiamo e monitoriamo il rilascio delle milestone di progetto da parte del ministro, anche se adesso il ministro è cambiato, il progetto è assolutamente ancora in corso, piuttosto che ne monitoriamo la piena applicazione da parte in particolare delle stazioni appaltanti, e questa è una diciamo così, un'azione importante perché aiuta anche quella che poi vi racconterò fra un minuto, la valutazione impatto di genere. Aiutiamo poi il mondo dell'imprenditoria femminile per far sì che che abbia dei ritorni di maggiore efficacia in termini di investimento. Veniamo a quello che è effettivamente ciò su cui ci stiamo impegnando di più in questo periodo. Noi riteniamo che sia assolutamente necessario rendere obbligatoria la valutazione impatto di genere ex ante ed ex post da parte dello Stato su piani e programmi di investimento e misure legislative attraverso due azioni: la redazione e la pubblicazione di una nuova prassi di riferimento UNI che indichi le linee guida e i KPI per una corretta valutazione impatto di genere. E che sia certificabile, oltre a da parte delle amministrazioni pubbliche, da applicare nella redazione del bilancio di genere che dovrà essere resa obbligatoria dalla legge 196 del 2009 che abbiamo individuato come essere il perimetro legislativo da emendare affinché la valutazione impatto di genere non sia più un enunciato, ma sia effettivamente una roba che la pubblica amministrazione deve fare per legge. Trasformando quindi da sperimentale a strutturale e definitiva la redazione del bilancio di genere e quindi il bilancio di genere ovviamente preventivo, integrandolo con la valutazione preventiva di impatto di genere in coerenza con quanto indicato dalla prassi attraverso l'emendamento dell'articolo 38 septies della medesima legge. Tutta roba quindi, come vedete, molto pratica e molto costruttiva. Il tavolo di lavoro è stato avviato, tutto questo progetto verrà raccontato e chiudo l'11 luglio del 2024 alle 10 in Protonoteca al Campidoglio, dove siete tutte invitate a partecipare. Stiamo cercando delle pubbliche amministrazioni che vogliono fare da pilota perché fare la valutazione impatto di genere ex ante su tutti i programmi di investimento sui fondi europei e nazionali significa effettivamente lasciare come insomma, ai nostri giovani e quindi alle generazioni future, il nostro, in qualche maniera, il nostro testamento in termini di parità. Il 2026 alle porte, se non cogliamo con la scusa, tra virgolette, del PNRR questa opportunità, abbiamo perso l'unica opportunità storica di vero cambiamento. Grazie. Grazie Sila Mochi per averci raccontato l'esperienza di inclusione donna e le proposte più specificamente rivolte al tema della valutazione di impatto. La parola, come avevamo detto, a Giulia Tossici, Commissione Pari Opportunità della Regione Lombardia, che ora immagino ci racconterà un'esperienza invece legata al territorio, concretamente legata al territorio. Assolutamente, grazie molte innanzitutto per l'invito. Innanzitutto condivido anch'io qualche slide solo veramente per appoggio. Sostanzialmente io sono attualmente la vicepresidente del Consiglio Pari Opportunità della Regione Lombardia, che è una realtà trasversale a moltissime regioni, nel senso che esistono diversi CPO che operano in diversi contesti. Come vi racconterò, ogni CPO, avendo comunque un'origine regionale, quindi traendo origine da una normativa regionale, chiaramente ha una sua differenziazione in termini di mission, in termini di obiettivi, in termini di perimetro. E quindi io vi racconterò chiaramente quello che ad oggi in Regione Lombardia noi stiamo non solo facendo, ma abbiamo anche intenzione di fare, dato che il nostro insediamento è davvero molto, molto recente.
In generale, credo come idea di fondo che ci sia un collegamento molto forte tra ciò di cui stiamo parlando oggi e poi il nostro operato, cioè che su molti aspetti effettivamente noi ci intrecciamo profondamente rispetto poi a quelli che sono un po' gli obiettivi e le mission che ci siamo ecco, date, che ci hanno anche dato istituzionalmente. Condivido un attimo, ditemi poi se vedete. Ok. Vedete? Ok, perfetto. Allora, innanzitutto che cos'è un consiglio pari opportunità? In Lombardia il Consiglio Pari Opportunità è un organo di garanzia autonomo che è previsto dallo statuto proprio di autonomia della regione e per fare cosa? Sostanzialmente per contribuire all'effettiva attuazione della democrazia paritaria all'interno della nostra regione. Questo chiaramente vuol dire tantissime cose di cui a breve cercherò, come dire, di parlarvi. Noi esistiamo in realtà sulla base di una legge regionale che data 2011, quindi è già un pochino di tempo, e che poi è stato effettivamente poi formalmente costituito in seno alla presidenza del Consiglio regionale, quindi lavoriamo all'interno della presidenza del Consiglio regionale nel 2018. Siamo tutte donne, membri eletti dal Consiglio di Regione Lombardia e che seguono la legislatura stessa, quindi che durano in carica in riferimento alla legislatura regionale e sono appunto rieleggibili una sola volta. Che cos'è appunto che effettivamente cerchiamo di fare? Di valutare innanzitutto l'applicazione di quelle che sono le norme antidiscriminatorie, quindi l'impalcatura innanzitutto normativa e che definisce un po' il perimetro per quanto riguarda i temi di parità di genere, ma anche abbiamo comunque sì anche un incarico, un mandato rispetto all'analisi degli strumenti di programmazione e in generale l'attuazione anche degli impatti. Questo è un po' l'altro elemento che sicuramente ci unisce. Si parlava di monitoraggio, sicuramente monitoraggio, ma anche capire se poi tutto questo si traduce poi e come si traduce all'interno dei territori. Attualmente la l'attuale legislatura è guidata dalla presidenza di Luce Meola e noi siamo insediate dal 15 novembre 2023, quindi per l'appunto siamo a inizio mandato. Quindi vi racconterò sicuramente una serie di progettualità e alcune cose che già stiamo facendo. Che vuol dire quindi, come dire, cercare di attuare la democrazia paritaria all'interno di un territorio così ampio come la Lombardia? Come si estrinseca sostanzialmente questa azione? Attraverso una serie di funzioni e di leve che ci sono riconosciute, che fanno parte del nostro statuto proprio costitutivo. Innanzitutto noi abbiamo il compito di effettuare una funzione, di svolgere una funzione di controllo. Vuol dire sostanzialmente di valutare appunto se le leggi sia regionali ma anche statali e nazionali che in qualche maniera ineriscono in maniera diretta o in maniera indiretta alle pari opportunità sono effettivamente attuate all'interno del nostro territorio. In particolare, il nostro statuto individua, non a caso, io direi, visto anche l'introduzione che è stata fatta molto precisamente da chi mi ha preceduto, ci sono alcuni aspetti, alcuni ambiti particolarmente importanti, tra cui il lavoro, la formazione professionale e i servizi sociosanitari, perché sono ritenute delle aree cardine e chiave per effettivamente le pari opportunità, perché le pari opportunità diventino, come dire, qualcosa di concreto. L'altro aspetto molto interessante è il fatto di avere comunque di esercitare delle funzioni consultive. Che vuol dire? Vuol dire che noi siamo tenute a esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle proposte di legge regionale che trasversalmente in qualche maniera possano riguardare, avere degli impatti e degli effetti e interessare le pari opportunità. E vedrete che sono molto ampi in effetti anche proprio gli ambiti di interessamento a cui è stato chiamato il CPO in questi anni.
Dopodiché c'è un ultimo aspetto che noi riteniamo che ci è particolarmente caro, perché in realtà lavora sinergicamente con gli altri due, che è l'aspetto proprio della diffusione di cultura e la promozione di una cultura della parità. Quindi possiamo avviare delle nostre iniziative, possiamo andare in partnership o in patrocinio anche rispetto ad altri. In generale si tratta di avviare, di creare una rete, perché da soli non si va da nessuna parte, una rete che sostanzialmente possa veramente avere una sua capacità poi di anche sensibilizzare e divulgare su tutto il territorio a uomini, donne, giovani, tutti, perché le pari opportunità sono un aspetto rilevante per tutti e per tutte. Questo è un aspetto assolutamente su cui noi siamo molto molto convinti. Come vi dicevo, venendo l'attuale legislatura, noi siamo nate da poco, nel senso che ci siamo insediate a novembre, e a gennaio abbiamo licenziato un documento programmatico che inizia a definire quello che vorremmo fare nel 2024. E quindi abbiamo, come dire, individuato delle direttrici di intervento che mi sembra essere, come dire, molto legate anche a quanto è stato anche detto prima di me, anche molto meglio di me. Innanzitutto politiche di sostegno e di promozione dell'empowerment professionale delle donne. Questo è il primo punto. È il primo punto perché riteniamo che insieme, come dire, alle politiche di contrasto alle violenze di genere, che chiudono ma in realtà sostengono tutto il discorso, senza come dire, una reale percorso di autonomia e di empowerment dal punto di vista anche lavorativo, sarà sempre molto difficile effettivamente realizzare un principio di parità che sia effettivo. Quindi l'autonomia delle donne, la libertà delle donne, la possibilità di costruire il proprio percorso passa tantissimo attraverso, ad esempio, un'azione con le aziende. C'è il grandissimo tema della certificazione della parità di genere, di cui che Sila Mochi ha introdotto. Questo, per esempio, è sicuramente un campo in cui ci stiamo molto concentrando per supportare quello che poi chiaramente a livello di giunta viene fatto, perché poi esiste chiaramente un'assessora alle pari opportunità che sta lavorando attivamente su questi aspetti e che lavora lato giunta. Dopodiché c'è il tema, secondo noi, molto importante e di cui ancora si parla troppo poco a volte, forse contestualizzando anche un po' poco, rispetto al benessere psicologico e fisico delle donne. Quindi anche un lavoro con gli operatori sanitari, un lavoro veramente quello rispetto alla medicina di genere, ma anche rispetto ad alcune particolari casistiche, no? Perché poi l'ottica intersezionale è un po' l'approccio che noi vorremmo applicare in tutti e che attraversa trasversalmente tutti questi driver. Quindi il fatto che poi ci sono delle situazioni in cui le donne poi hanno delle diversità ulteriori, delle caratteristiche, vivono delle situazioni anche di fragilità, e su questo, per esempio, noi ci vorremmo molto concentrare. E poi il tema chiaramente della diffusione della cultura di parità, che, come vi ho detto, va ovviamente su tutti i livelli, quindi si estrinseca anche attraverso le collaborazioni con le università, con le scuole, l'enorme tema degli stereotipi di genere, della cultura anche ad una affettività consapevole, poi vi racconterò alla fine di questo mio intervento una prima iniziativa che è proprio concretamente in atto in questi giorni. In generale, chiaramente, noi lavoriamo sulle scuole, ma lavoriamo trasversalmente su tutta la società. Ma veniamo un pochino agli aspetti chiave, no, di cui stiamo parlando oggi. Quali sono all'interno di questa mission gli aspetti del nostro lavoro che più possono interessare, svolgere un ruolo all'interno del discorso della valutazione preventiva di impatto di genere? Sicuramente abbiamo, secondo noi, è molto importante potenziare, diciamo, l'analisi che noi facciamo preventiva delle proposte di legge, degli atti regionali che in qualche maniera interessano le pari opportunità. Chiaramente è per ora un parere obbligatorio, e questo è buono, ma non vincolante, e questo è meno buono. Però in generale noi chiaramente abbiamo, per esempio, in questi anni, anche nelle scorse legislature, visto che ci sono tantissimi temi arrivati sul nostro tavolo su cui comunque ci siamo espresse. Alcuni temi avevano inerenza diretta, non so, la riduzione del gender pay gap, il piano regionale di prevenzione al contrasto della violenza contro le donne, e anche in generale della parità di genere 2020-2023, e molte altre cose. E quindi su questo sicuramente, questo è sicuramente un tema molto, molto importante su cui continuiamo a esercitarsi. Dopodiché poi c'è il tema del monitoraggio dello status di effettiva attuazione delle normative antidiscriminatorie,
In particolare questo, per effettuare tutto questo, noi pensiamo che sia fondamentale a costruire una rete sul territorio che ci aiuti a effettivamente a arrivare anche dove noi non possiamo arrivare. Quindi fare un lavoro, e lo avvieremo con tutta all'interno di tutti i referenti che si occupano di pari opportunità, per essere più specifiche, più precise, e anche per poter rappresentare un punto di riferimento per la realtà, per tutta la nostra realtà. E poi c'è un tema che è quello della proposta anche di iniziativa legislativa, su che è molto sfidante, che rappresenta sicuramente un obiettivo di mandato e che richiede però anche qui, secondo noi, un lavoro sinergico con tutti gli stakeholders del territorio che hanno competenza su questi specifici temi. E quindi questo è, per esempio, uno su cui sicuramente ci impegneremo. Per chiudere, io vi vorrei semplicemente raccontare una cosa che già in questo momento è in corso. È una bella iniziativa che abbiamo lanciato, rivolta ai giovani sul tema della violenza di genere, e che però lavora in ottica di prevenzione. In poche parole, invitando tutti gli studenti e le studentesse di tutti gli istituti lombardi superiori di secondo grado a riflettere su quanto le scelte di formazione e anche le scelte di lavoro, che quindi sono collegate a queste scelte di formazione, saranno fondamentali per una migliore proprio rapporto e relazione tra i generi. Quindi far riflettere oggi gli studenti e le studentesse sul fatto che la parità non inizia dopo, quando entri sul mondo del lavoro, ma la parità inizia nel momento stesso in cui si inizia, come dire, a fare delle scelte, come dire, di autonomia, che sono scelte di emancipazione, su cui l'istruzione e la formazione sono sicuramente un aspetto fondamentale. Quindi andremo poi a invitare le scuole a mandarci i loro contributi, selezioneremo un video per provincia, e queste comunicazioni, quindi questa diretta parola degli stessi studenti, verrà utilizzata anche in tutti i nostri diciamo, aspetti comunicativi, le nostre iniziative di sensibilizzazione. È un primo passo, ovviamente abbiamo in cuore di fare molte altre cose, però crediamo che sicuramente, se facciamo rete, e questa è davvero la nostra sfida, saremo in grado non solo di essere maggiormente riconosciute, ma anche di poter avere un maggiore impatto. Quindi questo è quello che vi volevo innanzitutto raccontare, ringraziandovi ovviamente di questo prezioso invito. Grazie anche a Giulia Tossici che sì, insomma, ci ha raccontato bene di questa esperienza, almeno in questo caso giovane, perché questo consiglio, questo comitato si è insediato effettivamente da poco, ma ricco già di opportunità, di progetti e di attività da fare. Insomma, interessante verificare come esistano degli organismi che sono, diciamo, trasversali, no? Come il caso del Comitato Pari Opportunità, che però svolgono un ruolo di cerniera tra i diversi organi di un'amministrazione, la Giunta, il Consiglio, la parte amministrativa, burocratica e il territorio, e che quindi possono aiutare anche a diffondere e a rendere appunto più percepibili e più effettivi anche i diritti che sulla carta sono stati in qualche modo stabiliti o normati. Passiamo adesso ad una nuova sessione del seminario di questa mattina e passiamo anche ad un altro grande soggetto a cui va tutta la nostra attenzione, che sono i giovani, per parlare di valutazione di impatto generazionale. Abbiamo in questo caso due interventi che parleranno di esperienze e di strumenti legati appunto alla VIG. Parlerà per prima Beatrice Aimi del comune di Parma, che peraltro è il comune candidato ad essere capitale europea dei giovani per il Scusami 1227, e poi Luciano Emma, Chiti. perdonami se intervengo, Sì. scusatemi, ma per una questione organizzativa chiede il professor Monti se c'è la possibilità di dare prima dell'assessore Aimi la parola a lui, visto che poi dovrà insomma, lasciarci, quindi mi scuso per questa interruzione, ma mi No, no, scriveva adesso. assolutamente. Se Io mi Beatrice è scuso. d'accordo, per me ovviamente. Ah, Mi scuso perfetto. E molto con allora l'assessore. la parola è a Luciano Monti, docente della LUIS, da sempre impegnato in prima linea nella ricerca e nell'attività anche di divulgazione dei contenuti sul mondo giovanile.
Questo sconosciuto, perché giovani sono sempre meno in Italia, sono pochissimi, e questo credo sia il primo dato drammatico, per non parlare di quelli che vanno via o di quelli che non accogliamo. Non hanno un'età ben definita, perché a seconda se li guardiamo con gli standard europei, nazionali o altro, l'età in cui si è giovani si modifica, ed infine se ne dicono di tutte. Sui giovani tutto è il contrario di tutto, quindi è anche abbastanza difficile, sinceramente, ritrovare e rintracciare anche nella letteratura scientifica dei dati che confortino un punto di vista ragionevole ed oggettivo. In particolare, comunque, per parlare di questo strumento, che appunto è la valutazione di impatto giovanile, la parola a Luciano Monti e poi all'assessora Aimi. Prego. Grazie, grazie a tutte e a tutti, grazie Emma e grazie ovviamente anche a Beatrice. Credo che in realtà la logica voglia che il mio intervento sia precedente perché cerco di creare un po' il quadro nel quale poi il Comune di Parma, come è stato detto, fa da apripista. In realtà è un quadro particolarmente stimolante perché l'Italia, considerata un po' la Cenerentola nelle iniziative per i giovani, e tra l'altro l'Italia Cenerentola anche per numero dei NEET, per numero di inoccupati giovani, per numero di giovani disoccupati, ancora una volta per numero di laureati che non giovani laureati che non trovano un'occupazione. Bene, l'Italia, grazie appunto, tra l'altro anche al Comune di Parma, sta diventando un'apripista e abbiamo l'attenzione non solo della Commissione, ma anche dell'Ocse, che ha ritenuto in particolare il caso di Parma come il primo caso di una municipalità non in Europa, ma addirittura in tutti i paesi, diciamo, i paesi sviluppati, quindi i paesi aderenti all'Ocse. Io non so se devo condividere io le slide o lo fate voi, lo faccio io, Come funziona? preferisce. Se lo fate voi è meglio, Ok. poi vi dico avanti, io ce l'ho online, però forse mi agevolate. Quindi se vediamo la prima slide. Perfetto. Possiamo anche magari metto le modalità. Ecco qua. Allora passiamo alla prima, cioè la successiva, questo è il tappo ovviamente. Ecco, allora, quando parliamo di VIG, in realtà parliamo di una sfida, che è quella di provare a dare un futuro ai nostri giovani, che sono tra l'altro sempre di meno, e due strumenti, e cioè la VIG è uno strumento, ma prima di arrivare alla VIG mi devo spendere due parole su come si misura la VIG, perché altrimenti è difficile creare una valutazione se non abbiamo una metrica. Quindi venendo prima allo strumento, avanti. Vediamo l'indice del divario generazionale. Che cos'è questo indice del divario generazionale? È molto semplice, sostanzialmente è un indicatore composito che cerca di misurare l'altezza degli ostacoli che i ragazzi di oggi devono affrontare per aprire le famose tre porte, cioè che conducono all'autonomia e dunque la porta di uscita da casa dei genitori. Sappiamo che ahimè i nostri giovani lasciano sempre più tardi le abitazioni natali. La seconda porta, anche stavolta virtuale, è entrare in un ufficio dove si svolge un lavoro dignitoso. E la terza porta, che è opzionale, ovviamente, ma è quella di entrare in un ospedale per assumere la paternità e la maternità responsabile. Bene. È normale, noi stessi, anche chi ha i capelli grigi, ha dovuto superare degli ostacoli, ma questi ostacoli talvolta sono insuperabili. Quindi l'obiettivo del divario generazionale è di cercare di abbattere in parte, abbassare questo muro. Come si fa questo? Vediamo nella slide precedente. Quindi abbiamo l'Osservatorio delle politiche giovanili della Fondazione Visentini, che è nella galassia LUISS, che misura dal 2006 questo indicatore. Quindi dal 2000, perché dal 2006? Perché il 2006 è l'anno prima della grande crisi finanziaria. L'obiettivo è quindi quello di provare a identificare le barriere, perché se io le identifico, poi posso anche valutare come abbatterle. Andiamo avanti, vediamo a questo punto
Questa è la tassonomia, non vi voglio annoiare su questo, però come vedete è una tassonomia multidimensionale, quindi si parte dal mercato del lavoro, con gli indicatori sulla disoccupazione, sull'abitazione, ma poi se andiamo avanti vedrete che c'è anche la salute, per esempio, non è rilevante, no, avanti nel senso, tornate indietro, avanti sulla tassonomia, scusate, ho detto la parola avanti, è scattata la slide. Abbiamo il reddito e la città, il reddito, per esempio, anche la possibilità di accedere al credito per avere una casa, il capitale umano, che è l'educazione, la formazione, l'ambiente, ovviamente, la legalità, la ricerca e sviluppo. Ecco, la parità di genere, mi collego un po' al discorso anche di prima, vedremo che è l'indicatore più critico in assoluto. Quindi il muro non solo è molto alto per i giovani in generale, ma per le giovani donne è ancora più alto. E se la giovane donna risiede nel sud, non è più neanche un muro, ma è una torre. Quindi è una sorta di prigione, diciamo, nella quale vengono intrappolate le giovani donne del nostro Mezzogiorno. Poi c'è la povertà, eccetera, eccetera. Però adesso non vi voglio, era per farvi capire gli indicatori, i domini e gli indicatori come sono ben articolati. Vediamo il risultato. Ecco, questo è l'indice. Allora, l'indice fatto 100 il 2006, quindi partendo dal 2006, vediamo che questo muro, che immaginiamo essere alto, quindi nel 2006, 100 centimetri, cioè un metro, sale sempre di più durante la crisi finanziaria, risale ancora di più per la recessione e poi ha di nuovo un picco per la pandemia, a dimostrazione del fatto che l'impatto delle crisi nel nostro paese è asimmetrico, cioè è un impatto sul quale pagano il prezzo più alto delle crisi proprio i nostri giovani, le nostre giovani. Quindi, ahimè, quando poi c'è un miglioramento, quindi quando usciamo da una crisi, il miglioramento è minimo e appena si appalesa una nuova crisi, ovviamente, come vedete, ci sono delle impennate. Quindi l'obiettivo è quello di provare ad abbassare, a rimuovere questo indicatore, questo indice, questo muro. Vediamo quali sono gli indicatori che concorrono avanti. Ecco, questi sono il fascio di tutti gli indicatori, ma adesso se andiamo a quella successiva, vediamo quali sono. Ecco, questi sono gli indicatori che concorrono a mantenere alto il muro e notiamo come la parità di genere è l'indicatore più critico, quindi è quello. Quindi se io dovessi, l'analisi ci dice che se io devo intervenire per abbattere il muro, devo intervenire in almeno 5 di questi ambiti. Allora, a parte il tema delle pensioni, il cui intervento è molto difficile da fare, perché dovremmo cercare, come dire, è una problematica difficilmente risolvibile nel breve termine, però così come anche il debito pubblico, ma la parità di genere, la povertà e il credito e risparmio sono alla nostra portata. Quindi le indicazioni che escono sono quelle di intervenire proprio per ridurre quella parte di muro che attiene alla parità di genere, alla povertà, perché poi la povertà diventa anche povertà educativa, ovviamente, e il credito e risparmio, cioè la possibilità dei nostri giovani di accedere al credito e tra l'altro di accedere anche all'opportunità, per esempio, per fare delle start-up. In Italia, ahimè, le start-up soltanto al 18% sono gestite da giovani. Le start-up tendenzialmente sono fatte da spin-off di ex manager di aziende più grandi. Se andiamo oltre, quindi questo abbiamo visto, quindi riassumendo il primo tema, quindi è ovvio, diciamo prima, che il punto di partenza è un divario generazionale molto alto, che però siamo in grado oggi di misurare. Fanalini di coda su moltissimi degli indicatori europei, laureati, occupati, under 35, l'Italia posiziona ben tre regioni nelle tre peggiori d'Europa, non peggiori, diciamo, di tutta Europa, della Bulgaria, della Romania, dei paesi dell'est, cioè noi siamo gli ultimi, Basilicata, Calabria e Sicilia, siamo anche gli ultimi su incidenza dei giovani NEET, piazzando addirittura, come vedete, quattro regioni su cinque, e tenete conto che la regione francese è la Guyana, cioè quindi stiamo parlando di un territorio d'oltremare francese, e poi giovani fuori casa oltre i 30 anni. Bene, con questo contesto vado allo strumento sul quale poi ovviamente dottoressa professoressa Aimi parlerà poi del suo vissuto, del suo comune, quindi andiamo avanti. Ecco, la mozione di impatto generazionale, come nasce la genesi quindi di questa iniziativa, se andiamo alla successiva. Ecco, parte, diciamo, in Italia, parte, no, in Europa in realtà, ricordiamo, io in stato insegno politica dell'Unione Europea, quindi
vengo da questo tipo di ambiente e a livello europeo da diverso tempo si sta ragionando del cosiddetto Youth Check, e cioè di sottoporre tutti i disegni di legge e le normative a una valutazione di impatto generazionale, di cui abbiamo già due paesi che lo fanno a livello nazionale, che sono l'Austria e la Germania. In particolare per noi è interessante la Germania, perché l'Austria lo fa da 0,30, invece la Germania lo fa da 16 a 24 anni, quindi è più target giovani. Bene, sull'esperienza europea, durante il governo Draghi, io vengo nominato coordinatore di un tavolo, che si chiama il Comitato per la Valutazione del Patto Generazionale, quindi insieme ad altri colleghi e a anche rappresentanti delle istituzioni, ragioniamo su come portare in Italia questa iniziativa, quindi, che porterà, prima della caduta del governo, all'adozione di un decreto ministeriale che appunto si chiama le linee guida per la valutazione di impatto generazionale. Questo modello italiano, tra poco poi brevemente in conclusione vi farò vedere su cosa si basa, viene ritenuto una buona pratica, anzi un caso d'eccellenza, proprio dal Comitato Economico Sociale Europeo, che su richiesta della presidenza spagnola l'anno scorso dice dateci un parere su come si fa questa votazione e chi la deve fare. Il parere, adottato a grande maggioranza dei suoi componenti, stabilirà che questa valutazione non va fatta solo a livello nazionale, ma va fatta anche a livello locale. Qui tra poco poi appunto entrerà in gioco la nostra amministrazione che già lo ha fatto. La novità, ecco, la novità della VIG al modello italiano è la marcatura, e cioè a differenza dei tedeschi, e devo dire, ahimè, anche a differenza del disegno di legge che in questo momento è stato proposto dal governo attuale sulla VIG, che prevederebbe la valutazione, la trasmissione di tutti i dossier della Camera del Senato all'ufficio per la regolamentazione, quindi un'attività, cioè tutte le norme andrebbero sotto questa valutazione, attività complessissima e molto onerosa. La nostra idea invece è quella, che poi è quella che sarà sperimentata proprio a Parma, è quella della marcatura, come poi vi anticiperà anche la professoressa Aimi, la bollinatura, cioè noi andiamo a identificare soltanto alcune norme, alcuni provvedimenti. Andiamo avanti, credo sia anche l'ultima slide. Ecco, in pillole, quindi cosa cerchiamo di fare, cosa ci ha detto il Covid e che cosa si fa a Parma e adesso da 4 giorni si fa anche a Bologna, che anche Bologna ha adottato la VIG proprio una conferenza stampa di lunedì scorso. Allora, le misure generazionali, quindi diamo la bandierina sostanzialmente, la bandierina verde alle misure generazionali, cioè le misure che sono soltanto destinate ai giovani, cioè hanno come esclusivo beneficiario i giovani. Per destinazione o per natura, o perché nella legge c'è scritto che il target sono i giovani, oppure per natura, se facciamo un intervento, un sostegno, per esempio le borse di studio, possiamo immaginare che i beneficiari siano proprio dei giovani. Ma la cosa più interessante sono le misure potenzialmente generazionali, cioè tutte le altre misure generiche e generali che però potrebbero avere un impatto importante sui giovani. Vedi per esempio le misure sulla casa, vedi per esempio le misure sui trasporti, vedi le misure sull'imprenditoria giovanile, sull'imprenditoria, sulle start-up, non necessariamente giovanile. Se fosse giovanile sarebbe generazionale. Una misura sull'imprenditoria potrebbe essere potenzialmente generazionale. Poi abbiamo le misure antigenerazionali, cioè misure che se adottate creerebbero un danno. E questo danno può essere o diretto o indiretto, per esempio una misura fatta a debito sul bilancio pubblico, no? Senza copertura, è ovviamente a danno di chi? Di quelli che dovranno rimborsare questo debito, quindi sostanzialmente ancora ai nostri. Ma il quarto elemento ovviamente è anche la coerenza con l'agenda, la futura agenda, perché l'Europa ha un'agenda per i giovani, l'Italia ahimè non ce l'ha, quindi la famosa 2019-2027 in Italia ancora non è stata portata in attuazione. Veniamo all'ultima, ecco questi sono poi, quindi sto per lasciare la palla poi al Comune di Parma, quindi queste sono in realtà le tre applicazioni in questo momento in Italia, unica in Europa, quindi abbiamo il Comune di Parma che ha adottato le linee guida, sul DUP, Documento Unico di Programmazione 2023,
2025, il comune di Bologna che l'ho adottato sul 2024-2026 e la regione Emilia-Romagna, qui siamo sempre in ambito emiliano, non me ne vogliono le altre regioni, la Lombardia, alla quale io peraltro appartengo, ma l'Emilia-Romagna sta facendo da battistrada. La regione Emilia-Romagna ha applicato la VIG sul programma regionale del FSE e FESR 2021-2027. L'ultima slide, credo sia veramente la fine. Ecco, sì, esatto, l'ultima slide sono i saluti. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi rubato troppo tempo e lascio la parola a Beatrice Aimi. Grazie, Beatrice. Grazie, Non so se posso andare diretta. Ma O... certo, Beatrice, sì. Ok, benissimo. Allora, grazie, grazie Luciano. Effettivamente l'assist fornito mi è molto utile per la presentazione. Vado intanto, grazie, rinnovo anch'io il ringraziamento per l'invito. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e mi accingo, provo a spiegarvi insomma come abbiamo applicato questo strumento. Provo a condividere le slide, che io ho la complicazione del doppio schermo, quindi devo anche adesso trovare, aspettate che arrivo, vediamo qua, dovrebbe arrivare, ok? Ditemi se vedete o se continuate a vedere, che ovviamente adesso non riesco più a togliere la visualizzazione. Vedete, no, voi non vedete modalità di presentazione, giusto? Ancora no. Che adesso io non vedo più qua dov'è la No, modalità di... si vede la slide, ma non in modalità presentazione. Infatti, no. Allora, perché non riesco più a mettere modalità di presentazione, visualizzazione. Niente, non so come fare, le lascerò così. Metti in pausa, no? Riprovo un attimo. Provi a premere il tasto F5, suggerisce qualcuno dei nostri partecipanti. Vediamo da dove, niente, adesso non riesco più nemmeno a uscire da qua. Dunque, scusate, abbiamo fatto le prove prima, è il bello della diretta, poi dopo quando... Succede. Ok, allora succede, allora riparto con la visualizzazione delle slide che adesso non ho neanche più aperte. Ecco qua. Noi dalla regia non riusciamo a. Le Non credo, non lo so. Allora, adesso prove da... Esatto. erano state perfette, avevamo superato il pass del doppio schermo. È la cosa del doppio schermo, esatto. Vediamo se condivido. Dunque, adesso intanto vedete queste, giusto? Vediamo lo schermo, sì. Vedete lo schermo, Sulla adesso potrei copertina. Perfetto. metterli così in modalità, però Vediamo il siamo doppio quasi. schermo. Sì. Però io adesso nell'altro schermo non vedo più la cosa che mi diceva prima di visualizzare la visualizzazione duplicata e quindi dovremmo secondo me lasciarle così. Sì, si vedono le note così. Vai a Ecco, braccia, vai a braccia. ho spostato quella maledetta... Ok, ce l'ho fatta. Perfetto, cioè che credo, dovrebbe... Perfetto, perfetto. Bene. Prego. Allora, nonostante l'impiccio iniziale che mi ha anche insomma, fatto perdere un po' di tempo, volevo intanto ho intitolato l'intervento perché e come svegliarsi dal sonnambulismo e adesso cerco di spiegarvi in 2 secondi perché. Dunque, intanto la prima cosa che volevo dirvi è... che la valutazione di impatto generazionale per me, perché per me è stato importante introdurla nel mio comune, e il motivo è che sicuramente per mia formazione culturale di base, per mia successiva formazione anche professionale, l'approccio scientifico è molto importante. E quindi anche nelle politiche credo che sia importante introdurre un approccio scientifico. Approccio scientifico che nella politica poi si traduce anche in un approccio di tipo etico, perché la politica deve rendere conto delle scelte che fa e valutare l'impatto di queste scelte credo che sia
così, valore prioritario della politica. E in ultimo, non per importanza, anche credo che la valutazione di impatto generazionale possa rappresentare un utile strumento di lavoro intersettoriale all'interno delle municipalità, perché le politiche giovanili sono intanto spesso aggregate ad altre deleghe, non è il mio caso perché io ho solo questa delega per volontà scelta del sindaco. Ma sono spesso associate ad altre deleghe che ne fagocitano gioco forza, molte forze, scusate il gioco di parole, molte risorse, e dall'altro canto in qualche modo le relegano in una stanza, diciamo, nell'assessorato delle politiche giovanili, rendendo poco agevole invece lo sguardo intersettoriale rispetto a tutti i settori dell'amministrazione, che invece è necessario se si vuole impattare veramente, in questo caso, sulle politiche giovanili. E adesso vi spiego anche perché il termine del sonnambulismo. Ho voluto fare questo paragone a un libro di Clark che ripercorreva, diciamo, la storia dell'inizio del Novecento, quando la maggior parte degli intellettuali non vedeva che cosa stava succedendo. Bene, vi riporto questa citazione dell'OCSE che ci dice: pochi nati, è l'ultimo rapporto, tanti vecchi, meno nuovi cittadini per la crescita, sempre più vecchi bisognosi di assistenza. Un dato strutturale a questo punto pressoché certamente negativo, con un saldo naturale fortemente negativo. Meno nati, meno donne in età feconda, meno giovani e un'onda prorompente di anziani, con una popolazione attiva stimata in 8 milioni in meno, sempre al 2050. Ecco perché queste valutazioni, oltre a quelle che sto proprio molto sommariamente indicando, e cioè sempre meno giovani, 3 milioni in meno a partire dal 2030 e 5, 8 milioni in meno nel 2050, ovviamente meno amministratori. E a preoccupare anche il dato dell'emigrazione dei nostri ragazzi, che è un dato allarmante. Nell'ultimo anno sono espatriati 82.000 giovani, di cui il 44% tra i 18 e i 34 anni. Io che vengo dalla scuola mi rodo anche particolarmente di questo, perché se penso quant'è la spesa che lo Stato impiega per ogni studente, sono circa 10.000 euro l'anno studente, e dopo noi li formiamo magari anche fino al dottorato e poi li perdiamo. Questo è un grandissimo problema. In più, il 26%, ultimissima rilevazione, dei giovani dichiara di vedere gioco forza il proprio futuro all'estero. E anche purtroppo, come dicevo prima, il peso dei laureati, quindi non solo diciamo dei diplomati nel nostro paese, ma anche dei laureati espatria con estrema facilità. Sul numero dei NEET, è stato citato prima dal professor Monti, la situazione non è uguale, ed ecco il muro del divario generazionale che per fortuna ha spiegato bene il professor Monti prima, che era chiuso in questa slide. Siamo citati come paese addirittura dal Times, perché siamo insieme al Giappone il paese che ha una proiezione demografica tra le più drammatiche al mondo, dicevo, insieme al Giappone. Quindi Parma ha deciso, per tutte le ragioni che molto velocemente ho cercato di indicarvi fino adesso, di aderire a questo strumento, Youth Check, Youth Test, come lo chiamano adesso in Europa, o valutazione di impatto generazionale. E questa, diciamo, l'adozione delle linee guida, quindi è un annetto che ci lavoriamo, ma abbiamo adottato le linee guida nel gennaio scorso. Quindi quello che mi piaceva sottolineare in questo breve intervento è, seppur brevemente, la procedura, perché anche in questo siamo un po' abbiamo fatto da apripista e siamo apripista e ci stiamo davvero inventando la procedura amministrativa che porterà il comune ad avere un proprio modello di valutazione di impatto, no? Allora, abbiamo adottato le linee guida, grazie appunto al team del professor Monti che ci ha seguito passo dopo passo in quest'anno. E che cosa abbiamo fatto? Come prima cosa una valutazione ex ante, come si diceva prima, anche per l'impatto di genere. Quindi la mappatura del documento unico di programmazione per individuare le misure neutre, potenzialmente generazionali o generazionali.
A seguito di questa mappatura abbiamo individuato gli indicatori di baseline, solo quello che cui accennava prima il professor Monti, sulle misure generazionali e su quelle potenzialmente generazionali. È la marcatura di cui parlava prima il professor Monti. Che cosa ci siamo inventati e come abbiamo proceduto rispetto a questo che era, diciamo, lo standard della valutazione di impatto? Abbiamo voluto implementarla e darci una procedura che fosse una procedura standardizzata all'interno dell'ente. E abbiamo deciso di bollinare tutti gli atti, che siano delibere di giunta di consiglio o determine dirigenziali, quindi, con una sorta di appunto bollinatura, che come ogni ente ha una bollinatura di regolarità contabile, per esempio, noi adesso in tutti i nostri atti diremo se quell'atto va verso una equità generazionale e daremo a quell'atto quella bollinatura, inserendolo proprio nel nostro gestionale. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, proprio per l'approccio intersettoriale di cui vi dicevo prima, cercato di formare tutto il personale tecnico del comune. Abbiamo formato tutti i dirigenti, abbiamo formato tutte le posizioni organizzative dell'ente in modo tale che condividessero il senso di questa valutazione di impatto che stessimo facendo, che stavamo facendo, scusate, perché voi sapete bene che io dico sempre la norma poi la devono implementare e sostenere le persone, no? E quindi è molto importante che non solo la norma, quindi non solo il comune abbia adottato le linee guida, ma che poi le persone all'interno dei vari settori dell'ente entrino in questo cambio di paradigma culturale importante e che non solo agiscano sulla bollinatura come un mero adempimento burocratico-amministrativo, ma che ne siano consapevolmente edotti e che siano portati quindi a migliorare le proprie prassi all'interno dei vari settori. Quindi alla fine valuteremo l'impatto generazionale non solo sul grado di distacco dal raggiungimento di quegli indicatori, quegli obiettivi di indicatori, con i relativi indicatori bollinati sul DUP, ma anche sul numero di atti bollinati e ovviamente anche sull'impatto in termini di bilancio a favore delle nuove generazioni. Quindi la mappatura del DUP è avvenuta molto velocemente su misure generazionali, potenzialmente generazionali, che ha già spiegato il professor Monti con una checklist che ci è stata di aiuto. Questa è semplicemente un'immagine per far vedere come abbiamo bollinato, marcato, levelato il nostro DUP e questa è la mappa del nostro DUP. Come vedete, una grande sproporzione rispetto alle misure generazionali o potenzialmente generazionali rispetto a quelle arancioni che rappresentano le misure neutre. Obiettivo dell'ente che prende consapevolezza di questo è cercare di aumentare le misure generazionali e potenzialmente generazionali e di orientare le misure potenzialmente generazionali ad essere sempre più generazionali. Queste sono qua le nostre quattro macro aree del DUP e ve le scorro proprio così perché il tempo sta passando. Quello che ci tengo a dire è che questa mappatura del DUP non è stata fatta solo dai tecnici del comune, ma è stata fatta insieme a un'equipe, a un gruppo di giovani che insieme a noi ci hanno aiutato a individuare le misure generazionali e potenzialmente generazionali con uno sguardo decisamente migliorativo rispetto alla nostra analisi. E quali sono stati gli obiettivi, no? Anche di questa formazione, come vi dicevo prima, e di questa procedura che stiamo mettendo in atto? Quello di sensibilizzare alla cultura generazionale tutti i tecnici dell'ente e di far acquisire consapevolezza sugli indicatori e promuovere la successiva bollinatura degli atti. Questo è un esempio di come il nostro gestionale, diciamo, sarà bollinato rispetto a queste, dicendo la presente determina o delibera è una misura generazionale, secondo quanto previsto, bla bla bla. Quindi la relazione finale, la nostra relazione finale, che sarà consuntivo 2025, prevederà il numero di atti bollinati, la percentuale di bilancio a favore delle misure generazionali o potenzialmente generazionali e l'impatto in termini di indicatori raggiunti o il grado di discostamento dal raggiungimento di questi indicatori. Grazie per l'attenzione. Grazie mille, assessore. Beh, è interessantissimo, insomma, quello che fate, veramente tanto. Interessanti i dati che ha riportato Monti nella sua relazione, sia, diciamo, a livello nazionale, sia poi più in particolare quando è sceso nel merito della valutazione d'impatto. Interessante il lavoro che fate voi.
con l'auspicio naturalmente che anche nel vostro caso poi si possa misurare l'impatto, nel senso che va bene bollinare, segnalare e quindi educare, anche far risaltare quali sono le contraddizioni, no? Anche nell'attività amministrativa di un ente regionale, però l'importante è poi che l'errore o il divario venga sanato, Sì, altrimenti no, il esatto, rischio è che scusami, di... non avevo tempo di dirlo, però Sì. velocemente l'ho detto, cioè tutte le linee guida contengono tutta una serie di indicatori che E siamo in grado di monitorare e poi valutarne, su cui siamo in certo, e grado di che ci si valutare augura l'impatto. appunto che l'altra parte accolga in senso di possibile cambiamento. C'era una domanda che ho visto arrivare, se vi siete collegati sui temi del lavoro con gli uffici del lavoro, con gli uffici dell'impiego, l'ho vista adesso in chat, credo che fosse rivolta all'assessore Aimi, no? Sì. Sì, pronto, forse abbiamo perso. Va bene. Sì, Sì, no, assessora, stavo le leggendo la chiedo. domanda, sì, Sì. stavo il tempo di Ah, leggere la ok, domanda, perfetto, grazie. vediamo la possibilità sul posto di lavoro. Certo, sì, cioè, ovviamente è una misura quella dell'agevolazione rispetto alle giovani lavoratrici, alle madri lavoratrici. Le cui politiche non dipendono solo dall'ente locale, questo è chiaro, perché se per esempio parliamo di congedo parentale, di parità, termini temporali di congedo parentale, è una norma che non può fare un'amministrazione comunale. È chiaro che per esempio invece tutto il lavoro sui nidi, oppure sugli asili, le scuole d'infanzia, quello è e quindi su ridurre le liste d'attesa, su ampliare sempre di più il numero di famiglie che può accedere ai servizi comunali, sicuramente quella è una misura che può impattare tanto sui giovani, quindi è un lavoro che stiamo facendo e aggiungo che prendere consapevolezza scientifica di quelli che sono proprio gli indicatori da raggiungere, il grado di l'eventuale discostamento da questi indicatori è proprio indice di quel miglioramento, come si dice, data oriented, no? Mi verrebbe da dire, cioè guidato dalle evidenze, che è proprio il lavoro che cerchiamo di fare. Perfetto, sì, la domanda in realtà era su un'altra chat e chiedeva se nel vostro lavoro vi siete consultati con i centri per l'impiego, ma comunque va bene, forse non siamo neanche qui. Chiedo se abbiamo tempo ancora qualche minuto per accogliere qualche domanda-risposta o se ci dobbiamo attenere strettamente all'orario del Prego, programma. prego. Si No, può? direi di sì, Emma. Molto bene. Sì, Allora, anche se. sì. Sì, questo tema del collegamento con i centri per l'impiego è importante. Se per caso l'assessora ci vuole rispondere. E ovviamente il collegamento con i centri dell'impiego c'è nella misura in cui sono andate a prendere gli indicatori relativi all'area del lavoro, poco di più, nel senso, cioè, ci sono quelle 14 aree che vi ha mostrato il professor Monti, se ricordate c'era l'area del lavoro, all'interno di quell'area del lavoro ci sono tutta una serie di indicatori che ovviamente fanno riferimento ai centri per l'impiego. Che portano i dati e quindi quello è la collaborazione. In questo stretto senso della valutazione di impatto. Poi ovviamente noi lavoriamo con i centri per l'impiego per ridurre ovviamente la disoccupazione giovanile e per orientare sempre di più le giovani generazioni a delle professioni che possano rendere loro lo sviluppo di una vita professionale. Mi viene da dire che devo anche aggiungere che noi siamo un territorio da questo punto di vista fortunato, ecco, se io penso alla disoccupazione giovanile nel mio territorio e se penso quanto investiamo noi per ridurre anche quel piccolissimo, diciamo, svantaggio che abbiamo in questo senso, è veramente, insomma, devo dire, a volte mi viene da dire che è quasi nullo, ecco, la disoccupazione giovanile nel nostro territorio. Quindi continuiamo a lavorare soprattutto per un orientamento che sia più un orientamento di tipo formativo e introspettivo, non tanto informativo, perché su quello davvero c'è una grande sinergia anche con le aziende del territorio, le scuole. Adesso non per essere autoreferenziale, insomma, però credo che questo sia un territorio che sia sotto tanti punti di vista un territorio privilegiato. Certo.
Senza dubbio sì, senza Volevo fare. dubbio, che indica anche però che alcune cose si possono fare, insomma, no? E quindi è comunque un segnale positivo che arriva a tutte le amministrazioni italiane, anche se indubbiamente ci sono regioni dove il divario è talmente forte che, insomma, gli strumenti poi sono anche spesso insufficienti. E speriamo che la situazione non peggiori con l'autonomia differenziata. E allora, Volevo fare una che dire? domanda, Emma. Ah, prego, Sabina. Sì, volevo fare una domanda all'assessora Aimi, perché mi sembrava interessante, dal punto di vista delle nostre pratiche di governo aperto, l'elemento dell'inclusione dei giovani nella definizione dello strumento e quindi ha fatto questo accenno. La domanda è in che modo avete incluso i giovani? Avete fatto un campione rappresentativo, cioè capire qual è, diciamo, la modalità attraverso la quale avete portato dentro a questa politica la voce della componente giovanile? Perché una delle cose su cui ci interroghiamo di più a livello della partnership, anche a livello mondiale, è proprio come rendere, come motivare la partecipazione della cittadinanza e dei cittadini, anche indipendentemente dal fatto di essere organizzati, a condividere i processi di definizione delle politiche. È chiaro che il vostro è un territorio, come dire, altamente sensibilizzato ai temi della partecipazione, come lo è sulle politiche attive del lavoro, diciamo. Però magari questa esperienza, questo ulteriore elemento, se lei ce lo vuole segnalare, può essere utile, perché una politica come quella che avete fatto voi perderebbe di senso, secondo me, se non avesse proprio questo elemento al suo interno. Quindi ci dica qualche cosa di più su questo, grazie. Assolutamente. Allora, noi siamo partiti, dunque, faccio una premessa doverosa. Non è facile coinvolgere le persone a partecipare, vado, prendo insomma le sue parole, le faccio mie, e non è facile nemmeno prendere i giovani a partecipare, soprattutto se si tratta di vita politica, di decisioni politiche. Siamo stati, diciamo, non voglio dire fortunati perché poi in realtà l'abbiamo cercato, e cioè abbiamo utilizzato lo strumento, lo chiamerei, della candidatura di Parma Capitale Europea per il 2027 per costituire un grande gruppo di giovani che ci ha permesso di condividere con loro dall'inizio della candidatura fino ancora ora, perché stiamo spedendo gli ultimi due dossier che si concluderà il 1° di ottobre, quindi è più di un anno e mezzo circa che lavoriamo con giovani cercando di allargare sempre di più la loro partecipazione con, dico io, questa sfida, no? In psicologia cognitiva potremmo dire che la motivazione che deriva dalla sfida di vincere questa capitale, che ci ha permesso di aggregare attorno all'amministrazione comunale un significativo gruppo di giovani che quindi ci accompagna nelle diverse aree di questo progetto di candidatura. Una è anche quella della, diciamo, che appartiene più al civismo e quindi alle scelte decisionali politiche. Abbiamo anche un progetto che è proprio nato a seguito dello youth check o della valutazione di impatto, che abbiamo chiamato Parma Passepartout, per cui ogni mese i giovani della città incontrano o il sindaco o un assessore dedicato in un ostello che è un bar, insomma, molto noto ai giovani, e in parco cittadino, e l'incontro è assolutamente informale con patatine, aperitivo rigorosamente analcolico, però sono tutti modi per avvicinare, che ci hanno aiutato ad avvicinare la partecipazione giovanile alla politica. E devo dire che nello specifico sono stati proprio quei giovani partner della candidatura che abbiamo coinvolto anche per questo progetto della valutazione di impatto, che abbiamo poi inserito anche nel dossier di candidatura. Quindi, come dire, sono consapevole delle difficoltà che ciascuno di noi ha nell'aggregare a sé, nel far partecipare i cittadini, nel particolar modo i cittadini giovani. Lo dicevo prima, io sono una